testimonianza di sposa fedele, che ha genuinamente emanato nella nostra comunità il profumo aspro e intenso di un amore leale, schietto, senza inutili fronzoli. Grazie per la sua laboriosità di servo obbediente, che si è fatta povera con i poveri e piccola con i piccoli, in un dono instancabile fino all'ultimo respiro. Queste le parole previste per la liturgia. Io mi sento di aggiungere che Suor Maria Pia era una figlia di Maria Auxiliatrice tutta ad un pezzo, come abbiamo sentito anche riportare nelle parole lette durante la celebrazione eucaristica. Davvero austera, con poche esigenze, molto riservata sulla sua vita personale, sulle proprie sofferenze, però aveva sempre un sorriso riconoscente quando riceveva delle attenzioni o delle cure. Un'anima davvero apostolica, che si è dedicata ai bambini e ai giovani tutta la vita, è andata in parrocchia fino a domenica scorsa per la catechesi, con una sensibilità particolare per i bambini e per tutte le persone. Davvero forte e amorevole allo stesso tempo, forte e esigente davvero nel richiedere, un po' ruvida a volte, ma le persone si sentivano ben volute da lei e amate. E una persona generosa, davvero salesiana, disponibile a vivere il vado io, una persona affidabile. A volte io non sapevo dove sbattere la testa e quando chiamavo Suor Maria Pia sapevo che c'era e Suor Maria Pia avrebbe sostenuto. Una persona anche che era salesiana perché gioiosa. Sembra strano, no, con tutta la sua serietà, però una persona gioiosa, capace di scherzare, arguta, capace di cogliere le battute e di sorridere